La parola per la vita, lettura del commento al Vangelo di Paolo Curtaz di lunedì 9 settembre 2024. Commento tratto dal libretto Amen, edito dalla San Paolo. Cominciamo col difendere la Torah e la tradizione giudaica, uscendo dalle semplificazioni che spesso ne facciamo. Molti rabbini di ieri e di oggi affermano che si può violare il sabato per salvare una vita e fare del bene. Sono domande semplici, disarmanti e perciò destabilizzanti, ieri come oggi. È lecito fare del bene il sabato anche violando il riposo sabbatico? Certo che sì, ragionavano la maggior parte dei rabbini. Assolutamente no, dicevano invece i più oltranzisti, preoccupati di difendere il riposo sabbatico, segno tangibile della dignità dei figli che riposano, diversamente dagli schiavi. E Gesù, per far vedere l'inconsistenza delle argomentazioni di questi ultimi, difensori della fede, più devoti di Dio, opera una guarigione mettendo nel mezzo il povero ammalato. Gesù e il Dio che Gesù è venuto a rivelare e che quelle leggi ha dato, mette sempre nel mezzo la persona, ogni persona, perché gli stiamo a cuore. E se vogliamo davvero essere suoi discepoli, in questo lo dobbiamo imitare, anche al costo di ricevere qualche strattonata dai criticoni di professione, specie da quelli devoti che si assurgono l'onere di avvocati di Dio. È la persona e i suoi bisogni ad essere posta nel mezzo, al centro dell'attenzione, non la norma che il Dio felice dona perché diventiamo più felici. La persona, credente o meno, devoto o meno, onesta o meno, la persona immagine e scintilla del divino, la persona che Dio ha pensato e plasmato è al centro, nel cuore, nel mezzo dell'attenzione di Dio e di noi, suoi fragili discepoli. Perché, come ci rivelerà il Maestro, quando accogliamo, soccorriamo, curiamo, vestiamo una persona, chiunque essa sia, stiamo rendendo lode a Dio. Dio che non vuole degli schiavi obbedienti, ossessionati dal rispetto delle regole, ma dei figli che, sciolti da ogni dolore, da ogni legame malsano, sanno rendergli gloria, perché la gloria di Dio è l'uomo che vive, dice Sant'Ireneo. Ma chi si sente avvocato difensore di Dio non accetta la verità più semplice e, santamente, medita vendetta. Buona giornata e che Dio sia con tutti voi.